ragazzi, da Agronollo 204 e benvenuti in un nuovo video di Farming Simulator. Allora, qui da me ho agganciata la botte dei liquami con il Massey Ferguson 3670 perché dobbiamo andare a praticamente a sliquamare su un campo, no? E per farlo, ragazzi, ho comprato anche degli interratori, cioè che interrano il liquami direttamente nel terreno senza spargerlo, no? E per farlo però prima, ragazzi, mi sono basato sulle informazioni del Precision Farming DLC che mi ha dato le informazioni sulla quantità di azioni nel terreno, sulla quantità, sulla tessitura del terreno e per quanto riguarda la tessitura del terreno, il campo dove ho fatto il campione è argilloso limoso, no? E adesso andremo a riempire il nostro bel carro botte, tra l'altro è nuovo. E prima di iniziare, ricordatevi di lasciare like e iscrivervi al canale. Con ciò partiamo. È un carro botte che, come vedete, non è una mod, è un carro botte due port, però non so il modello. Invece la testata interratrice è della Bovec. Dunque, vi dico, se avevo dei campi più grandi ero deciso se prendere o il carro botte trainato o direttamente quello semovente, come ad esempio il Verbet da track, il Blogger e l'altro, no? E quindi ho aspettato un attimo, no? Prima di valutare l'acquisto di questi, perché magari li prenderei ma solamente dopo avere un certo numero di campi, magari campo bello grande con questo, con quello lo finisci, guarda, in un batter d'occhio. Ma direi che per ora questo è più che sufficiente, ragazzi, vi dico. Poi questa sarà anche una delle ultime volte che vedrete questo trattore, questo Massey Ferguson, perché devo, voglio cambiarlo, voglio prendere uno più bello, più performante. Ma per quest'ultima lavorazione direi che va tutto più che bene con i suoi 170 cavalli di potenza massima. E niente, adesso andiamo alla stalla a riempire il carro botte. E devo dire che è un pochino di tempo che non sto dando qualche attenzione alle vacche. Mi hanno prodotto dei liquami, però il fatto è che devo nutrirle ancora perché mi devono fare un po' il latte. Anzi, me lo stanno facendo, il latte. E poi devo ritirare. Quindi adesso andiamo a prendere questo bel liquame. Vediamo anche di capire come dobbiamo metterci, perché è un po' un casino. Quindi, allora, che succede? Niente. Il liquame si aspira. Scusate per il casino, ma provvederò subito. Allora, qui ci sono i maiali e il liquame si trova dalle vacche. Quindi devo fare un giro un pochino così. Dobbiamo scavalcare tutta quest'erba che, porca miseria, devo raccogliere, perché ho fatto un disastro un po' di tempo fa qui. Quindi devo pulire tutto. Vedete? Vedete? E quindi adesso ci dirigiamo al pozzetto dove ci sono i liquami, che dovrebbe essere esattamente dall'altra parte della stalla. Dovrebbe essere, oh porca miseria, dovrei creare un'altra strada qua sopra, ragazzi, che passa di qui. Qui abbiamo un po' di letame, ma come vedete, come ben vedete, è poco. Il liquame dovrebbe prendersi da qui. Da qui. Ok, da qui. Inizia il riempimento, ragazzi. Inizia. Perfetto. Quanti ne abbiamo consumati di litri? Ok, ne abbiamo un pochino. Poi diamo un po' più di roba alle vacche, così ci producono. E allora, adesso ci vediamo campo direttamente e iniziamo a lavorare.
ragazzi, eccoci sul campo, dunque abbassiamo tutto e iniziamo a sliquamare. Allora, sta andando a meno? No, aspetta, perché... Allora, spegni caro bot? No, è acceso, perfetto. Ho messo il dosaggio automatico, almeno sa tutto lui con le dosi per le cose, no? Andiamo, non andiamo a sentimento, ovviamente. Speriamo che vada bene. Dai, dobbiamo raggiungere almeno quella bandierina, ragazzi. Quella bandierina dobbiamo raggiungere almeno, ragazzi, per il valore ottimale di azoto. C'è un pallet che è attaccato. Madonna mia. Vedete, non lasciate mai le robe in giro, ragazzi. È molto scomodo, soprattutto anche queste pallette che devo togliere dalle pallette, capito? Comunque, per farlo ho intenzione di comprarmi un macchinario molto interessante che arriva direttamente dal DLC Antonio Carraro, e sto parlando del Tigre Car. Adesso ve lo faccio vedere ed eccolo qui. Vediamo se abbiamo solo un modello del Tigre Car. No, abbiamo solo questo del Tigre Car. Quindi pensavo che magari il Tigre Car potrebbe essere un nuovo veicolo multiuso. Io dico di sì, ragazzi. Io penso che potrebbe andare bene come macchina. Magari se riusciamo lo prendiamo anche oggi, il Tigre Car, almeno sapete che potremmo anche già prenderlo per fare delle cose. Ma adesso dobbiamo solamente lavorare. Aspetta, come che ha fatto? Che ha fatto con il... Dov'è la cosa che devo raggiungere? Aspetta. Disattiva dosaggio automatico. No. Vediamo però come va. Vediamo, eh. Ok. Spero vada bene. Più o meno, sì, dai. Vediamo. Non è andato però un valore di riferimento, prima ce l'aveva. Aspetta. Dice, non ci siamo ancora arrivati lì, alla cosa giusta non siamo arrivati, purtroppo. E vediamo. Ah, porca miseria, siamo a corto di liquami, ragazzi, abbiamo finito i liquami. E questo è un problema. Abbiamo la stella lontanissima e dobbiamo andare a prenderli qua, ma io so come fare, ragazzi, so come fare, solo che ci serve il cisternino adatto. Dov'è? Dovrebbe essere una di queste, sì, almeno. Però il fatto è che è un casino portarle qua e fare, e poi non credo che ne abbiamo neanche abbastanza, purtroppo. E dunque direi che qui al liquamare vado avanti io, e poi, dato che andiamo già alla stalla, facciamo un po' di cura per gli animali, perché... Oh, porca miseria, mi sono accorto di non avere neanche un trattore qua. Ah no, aspetta, ce l'ho, ragazzi, cosa dico? C'ho il Fendt 200 vario, dov'è? Per far andare il carro, usiamo questo. Ottima idea, ragazzi. Usiamo questo. Adesso vediamo un po' come va. Vediamo un pochino come va il mangime per le nostre vacche. E poi vediamo un po' cosa dargli, perché ancora un po' di reazione mista dovrebbe esserci nel carro, Anzi, c'è, l'ho visto poco fa io prima. Quindi dovrebbe andare. Solo che prima c'è da tirare fuori lanciapaglia. E a proposito di lanciapaglia, vediamo se c'hanno anche un po' di paglia, perché gli diamo da mangiare, gli diamo la paglia, uguale letame. Vediamo un pochino come va.
Eccolo qui il carro, vediamo un po' come va. Ce l'ha la balla dentro. Vediamo. Non lo so. Non ho idea, forse no, purtroppo. Devo andare da questa parte a togliere la cosa. Devo fare... devo tirarlo fuori, così facciamo. Andiamo indietro, andiamo in retro, così lo tiriamo, così vediamo almeno se c'è un po' di cosa. Ah sì, ce l'abbiamo. Ragazzi, tiriamo via il lanciapaglia e andiamo a prendere il nostro carro che è dietro. Allora, andiamo a prenderlo. Andiamo a prenderlo. Perfetto. Certo, qua, sapete, la cosa scomoda di avere in pendenza tutti questi cosi è quella che si creano un sacco di pendenze, per cui è impossibile superarle col trattore, vedete? Ok, reazione mista, vai! Oh, ma il cacchio sta scaricando! Porca miseria, ho sbagliato! Aspetta, vediamo se... carico sinistra, destra, perfetto, ora sì che raggiungiamo, ragazzi, andiamo di qua. Ah, abbiamo finito purtroppo, però vediamo un po' come vanno i dati, le produzioni vaccine. Allora, produttività ok, latte sta andando, i liquami stanno andando, ok, va bene, va bene, va bene. Bene, dunque ragazzi, oggi direi di finire qua. Abbiamo fatto un po' di lavoretti, anche se ne devo fare tantissimi altri. Come ad esempio, vi faccio vedere in breve dov'è. In quel campo là, dove ho fatto lo sfalcio, devo fasciare le palle perché voglio fare l'insilato in quel campo. Nel senso, non a partire dall'insilato, quello del trinciato, tanto per intenderci, ma con le palle. Quindi adesso farò off camera un po' di lavoretti e poi, ragazzi, andando avanti così, andiamo incontro anche all'inverno. E comunque, detto ciò, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi.